Questo è il momento della musica, il momento delle emozioni dal vivo, il momento dei veri artisti. Dietro la carta patinata e oltre le apparenze, tutto questo è Belisha Live. Oggi siamo nel centro storico di Brescia, dove si sta svolgendo un evento estremamente interessante per grandi e piccoli. Sul palco si stanno alternando diversi gruppi e noi vogliamo proprio parlarvi di uno di loro. Si è detto e scritto molto su di loro, sono stati definiti Tokyo Hotel italiani. Proviamo a scoprire qualcosa in più sulla giovane band esplosa grazie al suo primo singolo, Vale Tanto Vale. Per me quel che vale è quel che non si vale, per te quel che vale è quel che vale vale, e allora dimmi vale, che cosa vale vale, il cellulare ce l'ho già spento, perché per me sei troppo sbattimento. I Dari nascono come gruppo musicale pop rock emo pop italiano. Raggiungono il successo nel 2008 e dopo aver partecipato a importanti festival musicali della penisola come Rock Targato Italia, Tavagnasco Rock Festival e Arezzo Wave, vengono notati dal discografico torinese Massimo Gabutti, già produttore degli Affair 65. I Dari etichettano il loro stile musicale emotronica, termine che sintetizza la loro profondissima ricerca sonora e la somma delle loro esperienze musicali individuali. In questo stile rientra anche il loro primo album, Sottovuoto Generazionale, che nella prima settimana di uscita si colloca direttamente al 12° posto delle charts italiane. Nell'ottobre 2008 parte il loro primo tour italiano, che li porta a suonare in diversi locali e teatri. Tutto regolare, il secondo singolo estratto dall'album entra di prepotenza nelle playlist delle TV musicali nazionali, rimanendo per diverse settimane nelle top 10 charts. Questa canzone parla della vita uguale, monotona, ed è considerata una protesta contro persone che smettono di sognare. A casa tutto regolare, l'amore tutto regolare, a lavoro tutto regolare, lo stipendio alla fine del mese. Lanciati nel mondo della TV, compongono Hey Joe, sigla di un'importante fiction. Ad aprile 2009 pubblicano il terzo singolo Non Pensavo, in un'inedita versione che vede la collaborazione di Max Pezzali, coprotagonista anche del videoclip che serve da apripista alla pubblicazione di Sottovuoto D-Version, una riedizione dell'album precedente in cui vengono immessi brani inediti e nuove versioni di alcune produzioni dell'album di esordio. Lo stesso anno viene pubblicata l'autobiografia Tutto da rifare, in cui quattro si raccontano in maniera inusuale. Maggio e giugno 2009 si rivelano carichi di soddisfazione per i Dari, che si ritrovano premiati sia dal TRL Music Award di MTV che da Wind Music Award come miglior gruppo emergente. È arrivato il momento dei Dari! Il 15 giugno esce il video di Cercasi AA Amor per la regia di Stefano Bertelli, video con cui partecipano alle selezioni del Coca-Cola Live e 10TV Summer Song e che li vede classificarsi al secondo posto nella fase finale del concorso svoltasi a Roma in Piazza del Popolo. Per tutta l'estate 2009, con il D-Version Tour, attraversano da nord a sud le più belle piazze d'Italia, partecipando a diverse tappe estive come Battiti Live in Puglia e Company Contatto in Veneto. Questa è la loro storia e queste le loro voci. A te la parola, Giulia! Ciao Susa, siamo in Piazza Loggia e nel backstage ci sono proprio i Dari. Andiamo a conoscerli meglio. Grazie di essere qua con noi. Com'è nata la tua passione per la musica?
Ma la passione per la musica è nata da quando ero bambino. Avevo come vicino di casa un professore di pianoforte, quindi ho preso lezioni da lui prima, poi dopo ho suonato al conservatorio e da lì poi è scaturito tutto. Però ognuno di noi ha un percorso diverso perché ci ha chiesto di data, ma in generale tutti quanti abbiamo la base di una grandissima passione per la musica su tutti i fronti, tutti i generi, e forse è questo che in qualche modo caratterizza anche il nostro sound molto, molto vario, molto eterogeneo. Avete cominciato tutti da piccoli? Ma in realtà sì. Sì, abbiamo iniziato tutti quanti da piccoli, in tenera età, magari spinti dai genitori, chissà perché. E per fortuna, diciamo, siamo stati sostenuti dalle nostre famiglie. La musica è diventata più che una passione, è una parte di noi, e quindi diventa indispensabile. Ma diventa indispensabile perché sentiamo proprio l'esigenza di comunicare qualcosa, cioè l'esigenza di non tanto di farcela come va tanto di moda adesso, abbiamo l'esigenza di suonare, di fare quello che ci piace fare, divertirci, alla fine è questo. Quindi la musica per noi è questo, non siamo un gruppo costruito a tavolino, non siamo qualcosa di fatto a caso, ma siamo qualcosa che ci piace essere, perché di base abbiamo un divertimento e la passione, come dici tu. Cosa ti piace dei Dari? Beh, innanzitutto mi piace un sacco lo stile, poi dopo anche la musica, cioè la trovo molto coinvolgente. Dei Dari il suono, la ricerca del suono. Da quanto tempo sei loro fan? Beh, da quando ho sentito la prima volta in radio il loro singolo Vale, mi è subito piaciuto. Li conosco da un po'. Però vabbè, ovviamente quando sono andati in TV, sono andati su MTV col primo singolo nel 2008, così ho detto adesso li seguo bene. Cosa ne pensi del loro stile musicale? Beh, penso che sia innovativo, perché comunque l'idea di fondere questi due generi preesistenti, no? Appunto l'emo e l'elettronica, comunque ha creato qualcosa di nuovo, qualcosa che all'orecchio piace, e quindi lo trovo una genialata. Lo stile musicale è intanto uno stile che già ascoltavo, e secondo me è uno stile che in Italia si sente poco, e quindi è bello che ci sia. Ci sono dei personaggi che vi hanno seguito nel vostro percorso, che vi hanno portato a essere ciò che siete adesso? Sì, noi siamo sotto, diciamo, la casa di produzione che ci ha preso all'inizio, la Blitz Corporation, che è stata quella degli FL65, Gabri Ponte, etichetta dance, diciamo. E niente, il nostro primo e secondo disco l'abbiamo fatto con Domenico Capuano, che è un produttore molto bravo, che aveva appunto anche lavorato già per Eiffel, per molte cose dance. E niente, è stato lui che comunque ci ha arrangiato e prodotto i primi lavori. Che comunque abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro percorso musicisti di spicco a livello nazionale come Max Pezzali e Andy Blue Vertigo, con cui abbiamo collaborato e con cui abbiamo fatto anche un singolo, Non Pensavo, che è presente, e Alberto Camerini. Scusate, com'è una giornata tipo dei Dari? Allora, ci alziamo tardissimo, andiamo a letto tardissimo, facciamo sempre tardi a tutti gli eventi, siamo un po' ritardatari. No, una giornata tipo, dipende, abbiamo varie giornate tipo. Giornata tipo A, super relax. Giornata tipo B, super casino, passami il termine. Cioè nel senso che non riusciamo magari neanche a berci un bicchiere d'acqua, per dire, no? E quindi il fatto di alternare queste due tipo di giornate è figo, perché non sei mai in equilibrio. Ma l'ispirazione per le vostre canzoni dove la trovate? Nel quotidiano. È bello che le canzoni nascono non ragionate, nascono da un processo. Il primo processo nasce, diciamo, so che cos'è, tipo un qualcosa, no? Che devi per forza metterlo da qualche parte. E quella qualche parte sono appunto le canzoni. Poi vengono lavorate in studio in modo tale da dargli una struttura, un corpo solido, e quindi nascono così, nascono da un qualcosa di non controllato, e questo è bello, perché non essendo ragionato di base viene spontaneo, però poi lavorandolo in studio viene successivamente appunto lavorato e ragionato per entrare poi nel disco e nei nostri lavori.
Tu sei il personaggio silenzioso. Sì. Ma non dovevi dire niente. Ho finito. Come cambia la vita di un ragazzo dal prima, dalla normale vita di tutti i giorni, fino alla vita dei Dari? Ma in realtà ti dico, non c'è stato un cambiamento graduale, perché noi per tantissimi anni, noi appunto, come diceva Dario, non veniamo fuori da un programma televisivo, abbiamo fatto una gavetta lunghissima e continuiamo a farla per questa gavetta. Nell'era in cui viviamo, un musicista che si vede in televisione non è più un multimiliardario come una volta, e quindi la nostra vita è comunque quella di un ragazzo normale che cerca di farcela con i propri sogni, con le proprie speranze, quindi ogni giorno deve barcamenarsi tra impegni che lo fanno vivere di soldi e impegni che lo fanno vivere di speranze. E noi siamo così, passiamo le ore in sala prova a lavorare, a scrivere le canzoni, sperando un giorno di poter fare a tutti gli effetti questo come mestiere, che è il nostro obiettivo e della nostra passione. Il significato della canzone Vale? Beh, c'è un gioco di parole in questa canzone, riferito sia appunto al nome della ragazza, che si suppone si chiami Vale, vale qualcosa, e poi anche, insomma, dicono che tanto vale, quindi c'è tutto un gioco di parole. Mi piacerebbe tanto saperlo, perché è una canzone che mi piace un sacco, però onestamente non so chi sia. Cosa ne pensi del logo look? È bello perché riprende uno stile nato in Giappone, cioè è fuso in realtà tra elettronica e comunque emo, che viene dall'America. È una fusione di vari stili, che poi i capelli così colorati, cioè, vorrei anch'io se solo avessi il coraggio di tenerli. Il look, come ti dicevo, si è visto poco, comincia a vedersi adesso. È ispirato a un look famosissimo solo in Giappone, che è il famosissimo look degli anni 80, il Visual Kei, e mi piace. Se avessi occasione di fare una domanda ai Dari, che cosa chiederesti loro? Volete uscire a cena con me? Per oggi è tutto, vi aspettiamo settimana prossima con nuovi ospiti e nuove sorprese. Muori morto, prendi nota, e non dimentica di quello.